Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Se vi chiedete perché c'è questa luce, è perché sono alcuni giorni che è brutto tempo, però il video dovevo girarlo lo stesso. Come leggete dal titolo, sarà dedicato agli acquisti che ho fatto dai cinesi, da Tiger e alla fiera di Pordenone, che si è tenuta venerdì, sabato e domenica, e devo dire che è proprio una bella fiera. E c'è anche a febbraio a Pordenone, ma c'è in generale in tutta Italia, si chiama Hobby Show. Se vi piacciono le cose creative sulla resina, il fimo, fare a maglia, fare con vari materiali tessili, ve la consiglio proprio. Ci sono anche collanine, bigiotteria varia. Anche cabochon, cose insomma che di solito si devono comprare su internet. Prima di incominciare questo video volevo far vedere una creazione, che così capite anche perché ho fatto alcune spese. Ed è questa. Questo è un peluche di Pushkin e sono molto orgogliosa di esserci riuscita perché non so cucire. Però grazie a un tutorial e un po' di buona volontà ci sono riuscita. È fatto con un calzino preso da Tiger, con del feltro e ago e filo. E vi volevo chiedere sia se vi piace e sia se vi va che vi faccio vedere le altre creazioni che farò in questo sistema e se vi volete un tutorial. Non è per niente difficile. Perché bastano veramente pochissime cose, come ho detto, il calzino, e io ad esempio li ho comprati da Tiger a 2 euro. Ho cercato in giro dai cinesi e anche su internet, tipo su AliExpress, c'erano dei pacconi di questi calzini che costassero meno, ma non ci sono. Massimo si riesce ad arrivare a 1 euro al paio. Quindi volevo farlo uguale con un cuore di questo colore che si vede poco, però è verde acqua. Anche questo l'ho preso da Tiger e volevo provare a fare anche Totoro. E quindi ho preso anche altri calzini di questi qui della Tiger che sono molto soffici, quindi anche lui è venuto molto soffice. Per farlo, ovviamente, ho avuto bisogno anche di comprare il contenuto, diciamo, anche questo 2 euro. E voi mi direte: ma non c'avevi niente a casa? No, perché ero via a Trieste all'università e quindi ho dovuto comprarlo, però adesso cercherò da qualche cosa vecchia di tirarlo fuori. Poi ho trovato anche un nuovo materiale, sempre per fare peluche, girando un po' su internet, ho scoperto la lana cardata, che è questa. È un gomitolo, praticamente. Adesso ve lo tiro anche fuori e per lavorarlo, spero non vi dia fastidio il rumore, mi piace molto invece. Vedete, è questo, cioè non è proprio un gomitolo, è come un insieme di fili, diciamo così. Per lavorarlo servono questi attrezzi. Praticamente si prende questa specie di ago e lo si puntella tutto. Nel farlo gli si può dare una forma e quindi si possono, visto, andare a creare fiori, peluche, forme varie e volevo provare a farlo. E voi anche mi direte: hai solo un colore? E ho deciso di prendere questo colore perché è l'unico che ho trovato, ho cercato in fiera, ho cercato nei negozi, c'era solo questo. E intanto provo a vedere se mi piace e nel caso li vado a comprare su internet, che comunque non costa quasi niente, questo è costato 1 euro. E anche gli attrezzini costano 50 centesimi dei cinesi. Poi vi voglio far vedere una cosa che invece non c'entra niente, però la adoro, che è questa cosa qui. È una tazza termica presa da Tiger, l'avete di sicuro vista, e mi piace tantissimo. Intanto ha tutti questi cuoricini e spero di riuscirla ad usare sinceramente perché la volevo usare all'università sperando che ovviamente nessuno ti prenda in giro per una cosa del genere. Poi, continuando con le cose della fiera, ho preso delle collanine molto molto fini che costavano anche queste poco, è pieno di collanine di tutti i generi, di tutti i colori, e adesso vi faccio vedere anche la differenza con le altre collanine che avevo e con quelle che in realtà ho comprato da AliExpress che sono fine uguali. Come potete vedere, queste che sono quelle nuove sono decisamente più fine di quelle vecchie. E le ho già montate e sembrano, cioè, secondo me sono molto più belle, così sono molto più di collana. Poi, sempre di collanine, ne ho comprate invece grosse e colorate, questa è verde e questa è rosa. Scusate se non si vedono bene i colori, però come vi ho detto, sulla luce c'è poco da fare.
E ho comprato anche la gomma siliconica. Questi due piccoli barattolini. So che in internet sarebbero costati molto meno, ma io volevo provarla, ci tenevo tanto, ho alcune piccole idee, però poi ho detto magari poi non la so usare e quindi proviamo intanto. Comunque non è che abbia così tante robe da fare. Poi ho comprato i chiodini con la vite, un po' più piccoli e un po' più grandi, come avevo detto nello scorso video delle creazioni. E poi questi qui con scritto Created for you e poi a forma di cuore con scritto Made with Love, che li volevo mettere un po' sulle mie creazioncine. Poi, sempre dai cinesi, ho comprato dei glitter bianchi e neri, costavano 1 euro, sono 100 grammi questi, questi 30, e devo dire che era un affare, questo costava un po' di meno. Poi, e sempre dai cinesi questo barattolino, la mamma ci teneva tanto a comprarlo perché fa potresti provare a decorarlo, potrebbe venire una cosa bella perché si vedevano spesso decorati con una cosa, un pendente magari, però sinceramente non mi viene in mente niente, ma proveremo. Andando sempre su cose da decorare, oggi ho comprato queste scatoline, tutte quante, cioè 4, 1,50 euro, sempre per decorarle. E possono essere utili perché mentre magari ci metti le perline, cose così, e se è decorato è molto carino. Poi uno semplicissimo in vetro e poi questo che è in plastica. Sono sicura che penserete che è una bella schifezza perché è in plastica, però intanto è una plastica molto trasparente e se magari tu vuoi metterlo a Stefan, magari faccio una decorazione molto piatta e vuoi essere sicuro che non si rompa. Secondo me è meglio, soprattutto magari lo compra un bambino e si, insomma, di vetro si spacca subito. E ultima cosa, una scatola molto grande, perché volevo provare a decorare con uno spazio maggiore. Io le cerco da tanto in latta, ma non le trovo. Quindi se poi un giorno le troverò in latta, proverò a fare anche con quelle. Ho comprato anche il mio primo stampino per fare i cupcake, semplicissimo. E con questo ho fatto i miei primi cupcake, che devo dire non sono proprio bellissimi. Adesso ve li faccio vedere. Potete vedere, non sono esattamente un granché. Lo stampino era perfetto, ha funzionato bene, però non mi piacciono molto. Queste che sono senza, diciamo, biruliccio. Le volevo usare per fare tipo una scatolina e metterle sopra, assieme anche a questo genere qui. Queste hanno il pirulotto, però ne volevo fare altre, soprattutto volevo imparare a farle bene perché non mi piacciono molto. E invece queste vanno bene per collane e portachiavi, però sono molto un classico, quindi penso sia difficile anche venderle se non sei molto molto bravo. Cosa, e poi con questa vi lascio, ho comprato questo. Questa è la scatola ed è un timbrino delle Gorgeous. Io le adoro e la mamma ha deciso di farmi questo regalo. L'ho comprato sempre in fiera a 3 euro e più o meno costa uguale anche su internet. E ci tenevo molto a condividere queste cose con voi. Spero che vi abbia tenuto compagnia. Sappiatemi dire se vi interessa vedere come faccio poi i nuovi peluche, se volete un tutorial, se volete vedere come è venuta la creazione con la lana cardata. E vi ringrazio ancora, ringrazio soprattutto gli iscritti. Veramente sono felice che vi piaccia guardare i miei video. E allora un bacione e alla prossima. Ciao ciao!